come mi devo comportare con il lancio adesso? Io ho sempre sentito dire che i giorni più importanti per lancare, per posizionarsi e dove l'algoritmo è più sensibile sono dal giorno 1 al giorno 4-5, da quando hai la merce pronta. Quindi i giorni più veramente importanti per spingere con un lancio sono questi. Ho sempre sentito dire così dai vari guru e venditori di corsi. Quindi oggi ho due possibilità secondo me: o inizio con il lancio domani per non perdermi questi giorni e sarò posizionato bene entro 7-8 giorni come sempre, così saranno solo un 6 giorni fino al 31 ottobre se sarà veramente così tanta l'attesa, oppure aspettare qualche giorno, fare il lancio tra 4-5 giorni, iniziarlo tra 4-5 giorni così da posizionarmi tra 10-13, quindi saranno meno i giorni che mi... appunto separano da un potenziale posizionamento post lancio in pagina 1 alla disponibilità che ho il 31 ottobre. Che ne dici tu? Hai mai avuto questi casi in cui proprio durante il lancio ti spostano questa merce? Quanto tempo ci mette di solito? Secondo te è veramente così tanta l'attesa? Cosa faresti tu? Io so che tu conosci molto bene, molto meglio di me, tutti i vari meccanismi di Seller Central, quindi sono un po' quelle fasi che io non mi interessano più di tanto, ma che sono molto importanti e ho qualche lacuna a riguardo, quindi volevo chiederti se mi potevi dare qualche info, tu che ne sai sicuramente meglio di me a riguardo, quindi aspetto le tue preziosissime info. E mi sta venendo un'idea in mente, dato che ce la sto mettendo tutta per questo minchia di listing, ma ancora niente, non mi arrendo così, anzi, ma stavo pensando, cioè, chiedo questa cosa proprio a te, prima di tutti gli altri, ma se io volessi chiudere il mio listing, giusto, e vendere il mio stock, tutto il mio stock, di un prodotto che penso possa vendere veramente bene, con il tuo account mi fai un tuo listing e organizziamo il lancio insieme e mi curi tu tutta la parte Seller Central e facciamo una cosa insieme, tipo in società. Che ne dici? Dico questo perché magari, cioè, io mi sono reso conto che ho una skill magari, ma non pecco un pochino e non mi ci dedico troppo a tutta quella fase tecnica. Soprattutto questo limite del mio listing mi ha fatto appunto pensare a delle possibili soluzioni, tra cui pure questa. Che ne dici? Potrebbe essere fattibile per quanto riguarda Seller Central e che ne pensi tu? Giusto così, un'idea. Altra cosa che mi viene in mente solo adesso è che sul nostro nodo di navigazione che ha scelto Seller Central, comunque, cioè io ne avevo scelto un altro ma loro mi hanno messo questo, noi siamo in scarpe e borse, mentre invece quando io digito il mio nome, Zaino Efaned, esce valigeria. Perché questa cosa? Cioè, perché siamo rankati in valigeria mentre invece il mio nodo è scarpe borse? Potrebbe essere il motivo questo, magari, non lo so, chiedo.